Cava Fornace come soluzione all'emergenza Marmettola. I cittadini per la chiusura della discarica protestano. PNRR, rispetto dei tempi in tutti i comuni della Toscana, soddisfatto il presidente Giani. Carabinieri di Massa e Enel insieme per la prevenzione e il contrasto all'illegalità e alla tutela dell'ambiente. La pubblica istruzione è un elemento fondamentale. Per Giani, dare spazio all'istruzione privata è un errore. Consorzio di bonifica a lavoro per costruire una comunità energetica da fonti rinnovabili. Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera Arianna. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Passiamo adesso alla cronaca. Furto questa mattina in passeggiata a Viareggio, nel mirino dei malviventi, la boutique Chaos di Silvia Bini. I banditi, a bordo di una BMW Station Wagon, hanno sfondato la vetrina. I residenti sono stati svegliati dal boato. Qualcuno è riuscito ad affacciarsi in tempo per vedere i banditi caricare l'auto con borse e abiti di lusso, per poi ripartire sgommando sul viale a mare. Tutto nel giro di pochissimi minuti. Quando i carabinieri sono arrivati di fronte a quella devastazione, dei malviventi non c'era più nessuna traccia. Ancora da quantificare il valore del bottino, sicuramente decine di migliaia di euro, visto i pezzi esposti nella boutique inaugurata nel 2017. L'avete sentito dai titoli, Cava Fornace tirata in ballo come soluzione all'emergenza Marmettola. Il Comitato dei Cittadini per la chiusura della cava denuncia la situazione e le scelte del sindaco di Montignoso Lorenzetti. Se ne è occupata Alice Spadoni. Ancora una volta Cava Fornace viene tirata in ballo come soluzione all'emergenza Marmettola. Ancora una volta arrivano l'industriale del Lapideo che pare in situazioni quasi apocalittiche e subito arriva il sindaco di Montignoso che, nonostante la promessa di chiudere Cava Fornace, offre sul piatto la discarica di Cava Fornace. È il Comitato dei Cittadini per la chiusura di Cava Fornace a denunciare nuovamente la situazione. Proprio ora che il Power sta prendendo forma con le richieste avanzate da mesi alla Regione Toscana, richieste, come ha ricordato il Comitato, inviate ai comuni solo adesso, ora che Pietrasanta non ha ancora un'amministrazione. Lorenzetti, ha spiegato il Comitato, parla di accordi per il conferimento della Marmettola, il tutto subordinato però al rilascio di nuove e definitive autorizzazioni. Come ha ricordato il Comitato, le precedenti autorizzazioni prevedevano già il conferimento di Marmettola nella misura del 70% del complessivo, percentuale mal digerita dal gestore perché poco redditizia. Per il Comitato, l'accordo paventato da Lorenzetti può tradursi in nuovi codici sempre più remunerativi per il gestore, il che significherebbe rifiuti sempre più pericolosi. Anche la commissione di controllo su Cava Fornace, come ha spiegato il Comitato, non ha concluso nulla, visto le strane assenze di membri di maggioranza e con una minoranza inconsistente sul problema. Noi continuiamo a pretendere l'inchiesta pubblica all'interno del Power, ha concluso il Comitato. Continuiamo a chiedere che i comuni di Montignosi e Pietrasanta esprimano ufficialmente il loro parere negativo sulle autorizzazioni richieste. Ieri mattina il prefetto della provincia di Massa Carrara Guido Aprea, accompagnato dal questore Raffaele Cavallo e dai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Americo Di Pirro e Gabriele Di Guglielmo, si è recato in visita ufficiale al comando della Capitaneria di Porto a Marina di Carrara. Nel corso della visita, guidata dal comandante della Capitaneria di Porto, Antonio Masiello, il prefetto ha incontrato i militari e ha visitato la sala operativa della Guardia Costiera, esprimendo il proprio apprezzamento sia per le sofisticate apparecchiature utilizzate che per le modalità di gestione. La visita è proseguita a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, dalla quale sono stati illustrati nel dettaglio i servizi svolti dal medesimo corpo, a garanzia della sicurezza portuale e in mare. La visita del prefetto si è conclusa con i ringraziamenti al comandante e al personale per l'importante lavoro che quotidianamente viene svolto e per il contributo dato anche alle attività della prefettura, segnatamente in materia di sbarchi delle ONG e nella ricerca delle persone scomparse. Rispetto dei tempi del PNRR in Toscana, grande soddisfazione per il presidente Eugenio Giani, che ha dichiarato che tutti i comuni stanno facendo la loro parte. Ma noi abbiamo fatto il check-up il 31 di marzo e
siamo quasi al 100% del rispetto dei tempi nei progetti che devono essere elaborati, perché la gente spesso ha l'idea che dal momento in cui metti i soldi, 6 mesi dopo è realizzata un'opera pubblica di centinaia di milioni, ma si perde la testa. Noi stiamo seguendo esattamente i tempi e nella grandissima parte delle opere che avevamo impostato, il 31 di marzo è stato fatto il check-up progetto per progetto, tutto, ma non parlo per la regione, parlo in modo inequivoco per tutti e 273 comuni della Toscana, per gli enti che gestiscono la parte idrica, per le province, per tutti coloro che hanno presentato progetti. In Toscana le cose stanno andando rispettose dei tempi, quindi non vedo perché ce li dovrebbero togliere. Io sono il presidente della Toscana e so che noi stiamo facendo la nostra parte, ripeto, non solo noi come regione, ma tutti i nostri 273 comuni, le province e tutti gli enti che hanno presentato progetti a bandi nazionali. Poi è evidente, noi abbiamo un PNRR che è stato molto, troppo centralizzato e che in tutto questo cosa sconta? Il fatto che dipendiamo da quello che poi sono certe priorità che hanno dato i ministeri. Probabilmente sarebbe stato giusto dessero delle priorità a cose per noi molto utili, magari invece ne è stato dato per progetti che potevano anche slittare di qualche tempo perché non erano nelle priorità, ma i tempi non li abbiamo dettati noi, sono stati dettati da una cabina di regia centralizzata, e non ne fa nemmeno una colpa a un governo, perché tutto questo è stato impostato fin dal 2020, quando io era qualche mese prima che io poi sono diventato Presidente della Regione, quindi ho visto il governo Conte, il governo Draghi e il governo Meloni. È stato in questo una nota comune di tutti e tre i governi avere molto centralizzato e quindi oggi in qualche modo se ne paga anche le conseguenze. Probabilmente avessero dato più spazio perché i bandi li facessero le regioni, noi avremmo trovato quelle priorità sulle quali i ritardi non ci sarebbero stati. Nuovo finanziamento per il comune di Tresana da parte della Regione Toscana. Le risorse, come ha spiegato il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Amerigo Toni, verranno utilizzate per le strade comunali. Nello specifico, il progetto presentato e finanziato riguarda le frazioni di Tassonarla, Capannella, Nove Gigola, De Birotti, Tavella. In alcune di queste, come ha spiegato Toni, servono strutture ricettive, per questo era importante intervenire. L'avvio dei lavori è previsto a giugno. Carabinieri di Massa e Enel insieme per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio. Sottoscritto il protocollo a livello nazionale. Il servizio. Carabinieri ed Enel ancora più vicini per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio. Sono stati questi i temi dell'incontro tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa e Enel, che si è tenuto nella sede del Comando di Massa per dare attuazione territoriale a quanto previsto dal protocollo sottoscritto a livello nazionale tra ARMA e azienda elettrica, focalizzato sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. È proprio sul territorio che l'accordo avrà la sua piena operatività grazie al nuovo modello di sicurezza partecipata, che permetterà di affrontare congiuntamente le complesse problematiche connesse alla continuità operativa delle reti, delle infrastrutture, degli asset e degli impianti elettrici e idroelettrici, alla protezione del personale preposto alla gestione e al patrimonio aziendale. Nel corso dell'incontro è stato approfondito anche il fenomeno delle truffe legate al settore energetico, in particolare quello relativo agli operatori abusivi che si spacciano telefonicamente per agenti di Enel Energia al fine di ottenere l'attenzione dell'interlocutore, per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti. Al riguardo la società energetica ha ricordato che i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sul sito web e che i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione. L'intesa, dunque, punta alla valorizzazione della presenza capillare dell'ARMA e dell'Enel in tutta Italia come punto di partenza per azioni congiunte. L'intesa prevede inoltre progetti di efficientamento energetico delle strutture di proprietà dell'ARMA sul territorio nazionale e per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
La pubblica istruzione è un elemento fondamentale, ad affermarlo il presidente della Regione Toscana, Giani. Per Giani, se ci dovesse essere una diminuzione del servizio, si andrebbe a dare spazio all'istruzione privata, commettendo, come dice, uno sbaglio. Ascoltiamo. La pubblica istruzione è un elemento fondamentale del nostro Stato, in quanto pubblica istruzione che lo Stato attraverso il suo Ministero deve gestire e seguire. Se si determinano condizioni di minore prossimità con la gente, di accorpamento e quindi di diminuzione del servizio, è evidente che si dà spazio a un'istruzione che trova altre forme di espressione, quale l'istruzione privata probabilmente. E a mio giudizio questo è un errore. Le farmacie che oltre a dispensare e a vendere farmaci offriranno ulteriori servizi come la prenotazione di esami attraverso il CUP, l'attivazione delle tessere sanitarie o la distribuzione dei dispositivi per l'assistenza integrativa riceveranno un contributo aggiuntivo da 1.200 a 1.400 euro che si somma a quello ordinario da 6 a 12.000. Non tutte le farmacie, ma solo quelle cosiddette disagiate, ovvero che hanno avuto un volume d'affari nel 2022 non superiore a 405.296 euro. Si tratta per lo più di farmacie collocate in aree marginali, in particolare in territori rurali, montani o insulari, che rappresentano un presidio di prossimità fondamentale per gli anziani e per le persone più fragili. La domanda per richiedere questo contributo va presentata obbligatoriamente per via telematica entro il 24 luglio prossimo. Rimanete con noi qualche istante di pubblicità. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden. Dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Quando conferiamo carta e cartoni all'isola ecologica, mettiamo solo il rifiuto sfuso. Non gettiamo con la carta anche il sacchetto di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica, oppure utilizziamo un sacchetto di carta. Riduciamo il più possibile il volume del cartone, evitando di ostruire la torretta. Una buona abitudine è quella di ridurre gli imballaggi di cartone in piccoli pezzetti. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Ci sono momenti nella vita di una persona che cambiano la storia. A volte sono frazioni di secondo in cui tutto può accadere. In quei momenti è importante avere la squadra giusta, come i medici e il personale di Fondazione Monasterio, che ogni giorno curano il cuore dei neonati, adulti e bambini, compiendo gesti che cambiano la vita dei loro pazienti. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Monasterio, la mia squadra del cuore.
macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti. Con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. E ora appuntamento con la rubrica da parte dei consumatori realizzata in collaborazione con Conf Consumatori. Appuntamento che ogni venerdì all'interno del nostro telegiornale l'avvocato Francesca Galloni ci illustrerà varie iniziative a tutela degli utenti contro le truffe e ogni altra attività tesa a ingannare i consumatori. Vediamo dunque di cosa tratteremo oggi. Buonasera, l'argomento di oggi riguarda l'intermediazione immobiliare, in sostanza l'attività svolta dalle agenzie immobiliari presenti appunto sul nostro territorio per quanto riguarda la vendita e l'affitto degli immobili. La notizia appunto che vogliamo dare è che è stato firmato un protocollo d'intesa presso la Camera di Commercio di Lucca, Pisa e Massa da parte delle associazioni di categoria degli agenti immobiliari e per quanto riguarda le associazioni dei consumatori, la Conf Consumatori la di Consum per contrastare l'esercizio abusivo e le pratiche scorrette all'interno appunto dell'attività di mediazione, perché purtroppo sono tanti i casi che di persone che si rivolgono agli sportelli delle associazioni dei consumatori per far presente appunto di essere stati di aver avuto vicende non tanto piacevoli con le agenzie immobiliari, soprattutto per delle problematiche che si possono essere verificate sia in fase di trattativa precontrattuale che magari in fase successiva dopo la stipula di dei veri e propri contratti. Quindi questo protocollo d'intesa è un protocollo con il quale le associazioni di categoria si impegnano a rispettare appunto ovviamente la normativa, a far segnalare eventuali casi di attività abusive alla Camera di Commercio e anche le associazioni di consumatori di raccogliere appunto queste richieste, di veicolarle alle Camere di Commercio, perché i casi che si possono verificare sono vari, si possono essere appunto sia agenzie immobiliari che non hanno i requisiti per poter esercitare l'attività. Quindi il consiglio che diamo nel momento in cui vi rivolgete ad un'agenzia immobiliare o per acquistare o per vendere o per affittare appunto un immobile o mettere in affitto, verificare appunto che sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, quindi che abbiano un tesserino di riconoscimento, comunque un numero di iscrizione alla Camera di Commercio, perché ovviamente è un requisito indispensabile per considerarle valide dal punto di vista legale, oltre appunto ad avere anche una polizza della professionale per la responsabilità civile. Quindi questi sono due requisiti importanti che nella modulistica ad esempio devono sempre comparire, perché purtroppo ci possono essere appunto casi di agenzie che svolgono, di persone che svolgono queste attività pur non essendo agenti, oppure si possono appunto comunque verificare altre problematiche, come ad esempio appunto il caso che si è verificato recentemente di una signora che ha messo in vendita un immobile presso un'agenzia locale e con una proposta appunto di vendita che poi andandola ad analizzare la signora chiedeva che il rapporto non fosse in esclusiva, quindi che la stessa potesse mettere in vendita l'immobile anche presso altre agenzie. In realtà avevano sì barrato la parte relativa alla non esclusività, però le clausole previste in realtà in sostanza consideravano la proposta di vendita comunque concessa in esclusiva. Quindi abbiamo fatto appunto reclamo e con il reclamo è bastato appunto il semplice reclamo perché l'agenzia tornasse sui suoi tornasse indietro, dicesse no, ok, facciamo un'altra proposta di vendita, in questo caso appunto corretta. Quindi le casistiche possono essere molte, ci possa essere appunto il caso di provvigioni che vengono richieste che non sono dovute, oppure molto spesso provvigioni come ad esempio il caso di un soggetto che aveva la necessità appunto di avere una casa in affitto e si è rivolto ad un'agenzia
immobiliare sul nostro territorio, ha pagato appunto, chi le ha trovato appunto questa casa, ha pagato la provvigione, ovviamente non è stata rilasciata la ricevuta, lui per altri motivi appunto di difficoltà personale poi non è mai andato a ritirarla. Ora abbiamo chiesto appunto, sono sorte delle problematiche, abbiamo appunto contestato il tutto e questi rispondono: no, questo signore non si è mai visto. Quindi state attenti, considerate appunto che ci sono dei requisiti di legge che le agenzie devono avere, che non tutte le agenzie immobiliari presenti sul territorio purtroppo hanno. Questa sera è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. In occasione del 70° raduno nazionale dei bersaglieri a La Spezia, anche Massa prende parte all'evento ospitando la fanfara di Settimo Torinese. Con i suoi circa 30 elementi, con divise e piume al vento, la fanfara omaggerà l'eccellenza sanitaria del territorio, l'OPA, con un concerto riservato ai suoi pazienti e dipendenti domani mattina. Nel pomeriggio invece, dalle 18, con partenza da Villa Cuturi, lo spettacolo sarà per tutti, poiché la fanfara, accompagnata dai bersaglieri della sezione di Massa Carrara e dai ciclisti d'epoca, si esibirà sfilando per il centro di Marina di Massa. E anche il comune di Forte dei Marmi, con l'intento di una reale collaborazione all'importante manifestazione, ospiterà domani il concerto della fanfara dei bersaglieri umbra Renato Salucci. Il programma prevede la deposizione di una corona al monumento ai caduti in Piazza Dante, alla presenza delle autorità alle 17.45, con successivo concerto in piazza Garibaldi alle 18.15. Alle 19 i fanti piumati si sposteranno al tradizionale passo di corsa in direzione pontile. E domani sera, con inizio alle 20.30, si terrà una manifestazione organizzata dal comune di Tresana con ospite la fanfara dei bersaglieri di Iesi. Partenza da piazzale 25 aprile al comune di Tresana, con sfilata dei bersaglieri lungo via Roma, raduno in piazza San Quirico, deposizione di una corona d'alloro ai caduti e trasferimento al Parco Fiera, dove si terrà il concerto finale. La strage di via dei Gergofili. Un racconto lungo 30 anni, spunti e appunti da un'indagine ancora in corso. Questo è il titolo della mostra, che contiene i documenti dell'archivio dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Gergofili, donato al Centro di Documentazione e Cultura della Legalità Democratica della Regione Toscana. Così la stessa, in occasione del 30° anniversario della strage, intende fare memoria e testimonianza con una mostra documentaria che ricorda quell'evento e le altre stragi degli anni 1993 e 1994. La mostra è accompagnata da testi e copie di documenti giudiziari provenienti dal fondo dell'associazione, tra i familiari delle vittime, raccolti dall'avvocato di parte civile Danilo Ammannato e donati nel 2018 al Centro di Documentazione Cultura della Legalità Democratica. Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord al lavoro per costruire una comunità energetica da fonti rinnovabili, una soluzione innovativa che aiuterà il consorzio a diminuire i costi di energia. Ci spiega meglio Alice Spadoni. Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è a lavoro per costruire o entrare a far parte di una comunità energetica. La notizia è resa ufficiale dall'approvazione da parte dei consiglieri del consorzio, che all'unanimità, durante l'ultima assemblea, hanno dato mandato al presidente Ismaele Ridolfi di valutare tutte le possibilità esistenti affinché il consorzio possa promuovere una comunità energetica. Queste consistono in uno schema innovativo in cui la produzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili locali viene premiata con incentivi statali, andando ad abbattere il costo delle bollette e ammortizzare l'investimento. Cittadini, attività commerciali, imprese ed enti territoriali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia prodotta da fonti rinnovabili ed essere protagonisti nella transizione energetica. Il legislatore europeo e quello italiano stanno definendo la normativa di dettaglio, ma è già chiaro che questa forma di produzione e consumo di energia rinnovabile rappresenta il futuro del settore.
Come ha spiegato il presidente Ridolfi, durante periodi piovosi il consorzio, che per natura è un ente energivoro, consuma grandi quantità di corrente per poter azionare gli impianti idrovori, essenziali per garantire il corretto e rapido allontanamento delle acque dai territori, rendendoli sicuri. Inoltre, il mercato instabile genera fluttuazioni dei costi che si ripercuotono inevitabilmente sulla gestione. Le comunità energetiche rinnovabili, oltre a favorire l'autoconsumo a livello locale, rappresentano l'unica soluzione per usufruire degli incentivi statali erogati sulla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili. È stata installata nel centro della nuova rotatoria fra via Santini e la statale Aurelia a Pietrasanta la scultura Space Station, donata alla città dall'artista cubano Julio Larraz. Alta più di 7 metri e realizzata in bronzo dalla Fonderia Artistica Versiliese, l'opera era stata protagonista della mostra Giochi di Potere nell'estate 2007 e andrà ad arricchire il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea. Nel mese di giugno, quando l'artista avrà concluso il suo impegno a Venezia, la posa dell'opera sarà celebrata ufficialmente in sua presenza. Sono tre le escursioni che si sono svolte lungo il cammino di Aronte, tutte da vivere e ricordare. Hanno avuto un ottimo riscontro le iniziative organizzate dal Club Alpino Italiano di Carrara, grazie all'impegno della presidente Brunella Bologna e a tutti i soci volontari del Club Alpino, che hanno visto i partecipanti attraversare i sentieri e le strade che circondano il centro di Carrara, con tappe nei borghi storici a monte, da febbraio a maggio. L'ultima escursione si è svolta domenica lungo la tappa che va da Fossola a Santa Lucia e ritorno fino alle colline sopra la frazione di Fossola. I partecipanti hanno sfidato anche le previsioni di un tempo ballerino per godersi poi una bella giornata primaverile, con partenza dalla parrocchia di San Giovanni Battista, arrivo al Castello di Moneta, salita verso Canepari, poi Fontia e successivamente alla località di Santa Lucia, balcone panoramico con vista dalle Alpi Liguri fino alla Corsica e all'arcipelago toscano. Donatori di musica nuovamente protagonisti all'ospedale Acquani di Massa, con un evento straordinario che vedrà protagonisti i Chinnara, band versiliese nata nel 2003 per ricordare la figura, l'arte e la poesia di Fabrizio De André, attraverso le sue immortali canzoni. Questo suggestivo viaggio nelle opere di Feber, dal titolo Si son presi il nostro cuore, verrà proposto all'ospedale massese lunedì 29 maggio alle 17.30. Nasce a Villa Bertelli il Museo Quarto Platano Forte dei Marmi, un progetto del cuore presentato oggi nella Sala Treccani di Villa Bertelli, che porterà al secondo piano della villa tutti quegli artisti del Novecento che, innamorati di questo paese, vi trovarono l'ispirazione per la loro creatività, facendo di Forte dei Marmi il crocevia di varie correnti di arte moderna. Al museo andranno le opere di circa 15-20 artisti, la massima espressione dell'arte del secolo scorso, e di quel raffinato circolo come Borgiganni, Carena, Carrà, Dazzi, Degrada, Funi, Guidi, Cassinari, Maccari, Manzù, Migneco, Montale, Mattioli, Savinio, Catarsini, Soffici, Treccani e altri ancora in corso di definizione. Circa 60 le opere stimate, dai quadri alle pareti, alle sculture e pubblicazioni d'epoca al centro delle sale. Parliamo adesso della sfida che si è conclusa ieri sera fra la Collina e Ponte Strada, valida per il girone B. Questa era una delle prime serie di sfide incrociate nei due gruppi eliminatori del 20° torneo di calcio delle contrade del Carnevale Pietrasantino, in corso allo Stadio Comunale 19 settembre dallo scorso lunedì. La manifestazione, che chiude la rassegna di eventi carnevaleschi in calendario per il 2023, si è aperta con la vittoria della contrada Pollino Traversagna sulla Lanterna nel girone A. Aveva quindi replicato Brancagliana, imponendosi sulla rappresentativa di Tiglio, la Beca. Nel gruppo B, oltre ai tre punti incamerati dal Pontestrada, il successo per Strettoia contro gli antichi feudi. Nell'ultimo confronto della settimana torna in campo il girone A con Brancagliana Marina. Turno successivo lunedì 29, quando a contendersi l'intera posta in palio saranno la Lanterna e il Tiglio, la Beca.
Parliamo adesso di viabilità. Torna per l'estate il divieto di sosta notturno lungo la strada provinciale 43 della zona industriale nel comune di Massa, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade comunali di via Martiri di Cefalonia e via degli Unni. A partire dal 1 giugno e fino al 30 settembre, infatti, tutti i tipi di veicolo non potranno sostare in quel tratto di strada esclusivamente nella fascia oraria che va dalle 23 alle 6 del mattino successivo. Vediamo insieme le previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 27 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Previsioni per domenica. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Anche per stasera è tutto, grazie di essere stati con noi e buona serata. Buonasera a tutti, grazie per averci seguito.